Questo cagnolino ti sembra Dudu? Attenzione al particolare, cioè questa, no, capacità di definire proprio il ricciolino. La tecnica, vi accenno solo la tecnica. La tecnica è, si passa, lui decide il passaggio dalla pittura tempera alla pittura a olio. Perché lo fa? Per un motivo tecnico e poi con tutte le conseguenze di brillantezza che avrà l'operazione. Perché con l'uovo i colori si seccavano in fretta e il tipo di pittura fino ad allora doveva necessariamente essere una pittura molto veloce. Van Eyck ha bisogno di stare sul dipinto, ha bisogno di giorni, di tanto tempo e si accorge che l'olio mantiene il coagulo molto più morbido per molto più tempo. Leon Battista Alberti, nuova facciata, Palazzo Rucellai a Firenze. Qui non c'è nulla da dire, tutto in modo classico, rivisitato, andiamo avanti. Beato Angelico, cioè, quanta purezza, quanta dedizione, quanta profondità, quanta bellezza. Paolo Uccello. Stesso periodo, 1450, la capacità di rendere, qui varrebbe soltanto la muscolarità dei cavalli. Andiamo. E qui Mantegna, no? A proposito, ho letto oggi, chi fosse interessato, Ermanno Olmi sta curando Bellini e Mantegna all'Accademia di Brera. Varrebbe la pena darci, l'Accademia di Brera è bellissima. Poi ci sono queste cose, Ermanno Olmi penso che sia una garanzia già lui. Mantegna niente, ma Mantegna, cioè, io non ho mai visto dei piedi così venire fuori e il corpo così buttato là dentro, non finisce più. Ci torneremo tante volte su Mantegna, su Mantova, che ho imparato da madre, andiamo. Piero della Francesca, anche qui. Madonna di Senigallia, no? Chi ha visto Merozzo da Forlì 2 anni fa, c'era, no? Questa luce che entra di lato e attraversa la stanza, la straordinarietà di una Madonna in un interno domestico. Non era nostra l'idea dell'interno domestico, era fiammingo. Quella luce lì, d'altra parte, anche questa era nostra. E tante altre cose che vedremo andiamo avanti, su Piero della Francesca, cioè, è tutto così preciso, rigoroso, Botticelli. Andiamo. Cosa dire? Leonardo da Vinci, qui entriamo nel cuore, la dama con l'ermellino, dobbiamo correre. L'unica cosa su Leonardo da Vinci, diciamo, la capacità di sfumare i colori con i suoi fondi neri, per cui il colore degrada e diventa un tutt'uno con il fondo nero. Questo lo si constaterà soprattutto nell'ultima scena. No? Come i colori dei capelli tendono a degradare gradualmente sul nero di fondo. Perché ho scelto questo? Di Michelangelo la Cappella Sistina, è chiaro, Michelangelo è il riassunto di 1500 anni, lo sappiamo, la consistenza della materia, la perfezione, il senso delle cose, benissimo. Ma al tempo stesso Michelangelo perché è geniale? Perché è grande? Perché è immenso? È immenso perché apre alla modernità. E questa opera è un'opera incompiuta. Perché non l'ha finita? Non ci interessa. L'ha accennata. Lui ha abbozzato questa pietà, l'ha caricata di significato e ha fatto in modo che perfino la materia grezza fosse arte. Già per questo sarebbe importante e comincia a dare slancio alle sue figure, tant'è che da lui in poi, passato Raffaello, il cosiddetto manierismo, che poi non è così brutto, ma che bisogna distinguere, le figure tendono a spingere verso l'alto, ad avere cielo, aria. Se le figure del Rinascimento erano figure radicate, consistenti, le figure dopo Michelangelo tendono ad avere sospensione. Da Paolo Veronese in poi, no? Ok. Raffaello Sanzio è la perfezione, cioè davanti a Raffaello Sanzio non puoi dire nulla, cioè non hai nulla da aggiungere e nulla da togliere,
L'atteggiamento è statico, contemplativo. No? Ok, andiamo. Qui l'altra grande scuola, non è che tutto avvenga tra Roma e la Toscana, no? Le Marche, no? Quanta roba c'era, l'Umbria. Abbiamo dedicato tre riproduzioni al Veneto, la famosa scuola veneta. Il colore, cioè il rosso, il blu di Bellini, il mantenimento delle proporzioni e al tempo stesso la definizione del paesaggio. Il paesaggio viene fuori nella sua interezza, nella sua complessità. Andiamo avanti. Questo è solo paesaggio, cioè al punto tale che questa donna e questo fanciullo potrebbero anche non esserci, perché il tema, qual è il tema? È il fulmine. E tutto l'ambiente è preparazione alla tempesta. Si respira nell'aria la tempesta che sta arrivando. Poi sì, c'è il rudere, ma è accessorio, è puro paesaggio. Vediamo? Tiziano è fra le tante cose immense, è il ritratto, no? Al punto tale che se ne va dall'Italia e va alla corte di Francia e farà i più grandi ritratti dei nostri papi e di altra gente, va bene. Torniamo fuori, in Germania, abbiamo visto Van Eyck, spostiamoci di 50 anni, Albrecht Dürer, intanto comincia le incisioni, xilografie, eccetera. La natività, motivo religioso, santo, dove te la sbatte la natività, Dürer? Te la sbatte in un sottoscala, in una catapecchia. E allora inizia quel processo di umanizzazione del religioso e di umanizzazione della bellezza. Andiamo avanti. Ancora Dürer, ancora meglio di Van Eyck, Adamo ed Eva, mai così perfetti, mai così realistici. Andiamo? Questa è la meraviglia. Io, tutte le volte che lo vedo, è una cosa incredibile. Forse non è molto conosciuto. Grünewald. La famosa pala di Isenheim in Germania, 1500, ecco, cioè un Cristo così, a parte qualcuno, un Cristo così, chi l'ha mai visto? Allora, siamo in odore di riforma, ricordiamoci sempre, buttiamo un'occhio alla data, 1515, siamo in odore di riforma luterana, la Chiesa richiamata. La croce che è fatta con due legni che sembrano raccattati in giro, tutta sbilenca, il corpo completamente fuori, la schiena è esposta quasi nel vuoto. Guardate soltanto alle braccia e a queste dita ridotte ad artigli, a questo corpo che è finito, scusate, al volto che è sfinito, è questo corpo che tende a diventare sempre più lungo e ferito, pieno zeppo di punture e i piedi. I piedi sono smisurati, non finiscono più i piedi. Poi, allora, Giovanni che col dito cosa fa? Dice, questa è la verità e sotto c'è l'agnellino. Accanto l'altro Giovanni con la Madonna e la Maddalena, no? E il fondo completamente nero. Cioè, fa impressione la drammatizzazione umana della morte, al punto tale che il fatto che sia Cristo sembra quasi un accessorio. Questo è straordinario, sì. Veramente una delle cose più belle. Ci sono studiosi che hanno fatto lavori solo su quel quadro, perché ha dettato proprio, ha dato un colpo, una svolta alla pittura d'Occidente. Questo Bosch che tutti conoscono, Bosch inventa il fantastico, no? Si inventa i mondi. Bosch lo abbiamo visto anche alla mostra Arte Follia, no? Era un uomo che inventava cose, borderline, sì. Qui teniamo presente una cosa, che ai tempi della riforma, scusate, si ritorna al discorso dell'immagine, cioè l'immagine è una bestemmia. Allora,
soprattutto l'immagine religiosa, la bestemmia. Allora il pittore si chiede, ma a questo punto se non posso più fare storie religiose, che cosa mi rimane da fare? E cosa gli rimane da fare? Quali generi sostituiscono la storia religiosa? Allora, i ritratti, i paesaggi, gli interni di vita, poi le nature morte, ecco, vengono fuori nuovi generi, perché quello che ti dava lavoro, che era una storia religiosa, non lo puoi fare più se non in Italia, quindi dato che fuori il luteranesimo sposa la cultura mercantile della ricca borghesia delle Fiandre, e a quel punto o fai quella roba lì oppure non riesci a vivere. Andiamo avanti, Bosch. Ecco, è questo, diventa la cosiddetta pittura di genere. Qui c'è Bruegel, che è un borghese benestante, che guarda al popolo con questo tono un po' ironico, cercando sempre di metterlo un po' sulla ridere, ma guarda un po' sta gentaccia che si sposa in un fienile, no? C'è sempre questa sottile ironia, e il povero è visto come comico, come grottesco. Andiamo? In Italia l'architettura significa palladio, ritorno al mondo classico, trabeazione, colonne, struttura. Andiamo? Quando vi dicevo che finito il Rinascimento c'è il bisogno di spingere, di liberarsi, Tintoretto, sì, anche. Questo è il ritrovamento dei resti di San Marco che da Costantinopoli viene portato a Venezia. Le figure prendono slancio e ritorna il discorso religioso. Tenete conto che nella seconda metà del Cinquecento c'è il Concilio di Trento, che durerà tantissimo, sarà un concilio travagliatissimo, e i pittori saranno molto condizionati, perché i padri conciliari diranno esattamente i colori, stabiliranno, per cui i margini di manovra del pittore sono strettissimi. Pensate a Zurbaran, chi l'ha visto lì a Corso. Zurbaran, sì, non sarà Caravaggio, però Zurbaran in Spagna, che quel tempo era più integralista, doveva stare molto dentro ai canoni che gli venivano dati. Andiamo. L'unico che sforava era Caravaggio. E il greco, mai come nel greco c'è questa drammatizzazione, no? Il motivo religioso. Ciao Giovanni. Questo motivo religioso, no? Questa spinta, il colore. Ok, andiamo? Fra poco finiamo. Allora, qui è Caravaggio. Caravaggio, diamo due versioni della stessa cosa. Forse la storia la sapete già. San Matteo 1, fai della seconda, e San Matteo 2. Ce la racconteremo più avanti. È molto semplice. Ma questa è la prima. San Matteo, Caravaggio se lo immagina così. Un manuale analfabeta, tutto sporco, che non ha mai preso la penna in mano, che si vede investito della responsabilità di scrivere il Vangelo. Ma come faccio? Ci penso io. L'angelo che lo ispira lo prende e si fa così, ti guido io. Questa era l'idea che aveva Caravaggio della fede. E l'idea ancora più grande che avevano i luterani, la Chiesa riformata della fede. Cioè, cosa diceva Lutero? Diceva che la struttura gerarchica è superflua. Il rapporto è un rapporto diretto di Dio con l'uomo, e che l'uomo, Dio sceglie gli uomini più impresentabili, più perché? Perché sono strumento. Il miracolo è trasformare un insipiente in sapienza, perché è Dio che agisce. Il cardinale non è d'accordo, no, calma, gli dice, no, lui è un santo, lo vesti bene, lo metti in posizione, sì, rimane l'angelo non lo tocca, perché il santo è comunque sempre ispirato, non fa di testa sua, però le figure sono ben definite, restituirsi dignità e valore profetico all'evangelista. Andiamo? Il 600 è Caravaggio, sì. Il 600 è anche quello che si chiama Arcadia,
Bruxelles, Lorraine, la scuola francese, che vengono in Italia. Cioè, in sostanza, fra i tanti motivi, intanto ritorna forte il discorso religioso, chiaramente. Caravaggio lo aggiusta un po', nel senso che 5 minuti perché no, Caravaggio lo aggiusta un po', nel senso che dice ma diamo realismo a queste figure, altro proprio che prendono altre strade, qui c'è tutto il ritorno al mondo mitologico che sposa un altro modo di intendere la religione. Vai. Rubens, andiamo, scorazziamo, Velázquez, un attimo, Rembrandt, ok? Ancora, vai avanti, Rembrandt, Vermeer 600 è Vermeer. Quello che vi dicevo sulla luce, andiamo. Sì, questo è il barocco che conosciamo. Quando si dice un barocchismo, poi bisogna andarci in capo, perché il barocco è anche sta roba qui. Barocco è Bernini, l'estasi di Santa Teresa, vai. Versailles, ok, vai. Entriamo nel Settecento, Watteau. Il Settecento nasce come clima ovattato. I cortigiani nel bosco, vai. In Inghilterra, tenete presente che, guardate la data, c'è già la rivoluzione industriale, queste sono le case di campagna, la vecchia aristocrazia, quella intelligente, ha investito nelle attività nuove, non è rimasta alla rendita della terra, non rendeva nulla. E può permettersi questo. Il giardino all'inglese, un giardino curatissimo, queste ondulazioni, e vedete in fondo il tempietto. Hogarth, un artista meraviglioso, grandissimo, inglese, purtroppo non molto valorizzato, perché è stato chiuso, fra altri che studieremo. E alla fine lui si sente rifiutato e dice, vabbè, se la prende come fatto personale, dice io allora mi diverto, dato che non mi compra nessuno, mi diverto a riprodurre, a riprendere tutta la feccia della terra. E questa è una sequenza di una sua serie di dipinti fatti sulla carina di un libertino. In poche parole, un Don Giovanni, il mito del Don Giovanni del Settecento, Mozart, eccetera, eccetera, Casanova. Lui lo riprende, dice. Don Giovanni fa una brutta fine. E che fine fa? È qui incatenato in mezzo a dei matti. Potremmo passare un'ora su questo quadro, perché ogni situazione è straordinaria. C'è il pazzo, c'è il burrone. Ci sono queste due donnine che erano le amiche intime del libertino, e dico, ma come? Sei qui in mezzo ai matti, in galera, con dietro tutta la moralità che può trasmettere la cosa, perché erano persone estremamente seriosa Hogarth, cioè vedeva già allora che certe brutte abitudini, certi malcostumi proprio non gli andavano bene. Vai? Altra dimensione del Settecento, l'intimità religiosa di Chardin, la luce, la preghiera. Andiamo? Questo è il neoclassico per eccellenza, no? Cioè David, tema politico, ma non solo, ci ritorna alla forma statuaria, monumentale, celebrativa. Questo è l'inno della Rivoluzione francese. E però a questo punto, fine Settecento, comincia a innestarsi quello che abbiamo visto in maniera esplosiva a Ravenna, a Borderline. Cioè, da sempre l'artista parla di sé, parla dell'umano, ma mai come da metà del Settecento in poi il tema dell'angoscia diventa un tema così diffuso in letteratura e in arte. Goya è uno che ne fa quasi un'ossessione. Tutto l'Ottocento sarà così, e tutto il Novecento. Arte, follia, disagio, emarginazione diventano un contesto unico. Andiamo? Questo è uno dei due grandi inglesi, Turner, l'altro è Constable. Opposti. Turner è uno che crea dei vortici. Questo è un battello della tempesta, dove il battello non si vede neanche più, è un vortice di colori, di movimento. Se pensate nell'Ottocento, questo fatto nel Novecento andava benissimo, anche oggi, benissimo, vai avanti. Questo è l'altra Inghilterra, l'Inghilterra dolce, l'Inghilterra del paesaggio, è Constable, no? È l'uomo che porta il fieno, il mulino, eccetera. Andiamo? Attenzione,
Perché dicevo che le cose camminano sempre insieme? Perché a metà del Settecento c'è quello straordinario pensatore che è Kant, non staremo a farlo qui sicuramente, però fra le tante cose lancia il discorso del sublime. Veramente fu un atto, si chiamava Baumgarten. Comunque Kant lo identifica. Sublime come inquietudine. Lui vede nell'arte della modernità, oltre al fatto del piacere disinteressato, cioè il puro godimento, al di là dei messaggi, dice l'arte trasmette inquietudine. Perché? Perché il mondo moderno è un mondo che veicola inquietudini. Caspar Friedrich è uno, non so se guarda, uno che ammirava molto Kant e lo riproduce. Vertigine, senso dell'abisso, un uomo su, sbattuto su una roccia, che si perde. Questa è Ingra, per dirvi come le correnti siano più, questa Ingra è il classicismo, è la donna curata, la forma morbida, andiamo. Però al tempo stesso Géricault, che abbiamo visto anche lì a Ravenna, continua il discorso di Goya, ai primi dell'Ottocento, cioè questo è un uomo, è una donna che sta male. Andiamo avanti. Ma non è tutto così, l'Ottocento non è solo dolore e mondo interiore, è anche denuncia sociale, quello che da metà dell'Ottocento in poi verrà chiamato come naturalismo, no? In letteratura, diciamo, viaggia fra Stendhal, Balzac e Flaubert. Qualcuno carica di più il discorso psicologico, altri di più il discorso della denuncia sociale, vabbè, poi si arriverà a Zola, eccetera. In pittura è uguale, in pittura questo Courbet denuncia, oltre a descrivere la realtà, denuncia certe situazioni di fatica, della durezza del lavoro. Non esiste lavoro più duro di quello di spaccare delle pietre. Al tempo stesso, pochi anni dopo, l'impressionismo, e qui saltiamo, cioè non è proprio l'impressionismo che vogliamo noi, ma che ci serve una storia che non facciamo adesso. Questo è quello